Allora, siamo con il signor Luigi Lunghi e a lui chiediamo come è diventato porchettaio. Io da giovane facevo il macellaio, perciò il Norcino, cominciando a Bastia Umbra, mi sembra, sì, il 19 marzo del 1963 ho incominciato a vendere la porchetta in piazza Bastia Umbra. Adesso lei si è ritirato? Sì, mi sono ritirato perché gli anni ci sono e ho dato spazio ai giovani. Quindi chiediamo al signor Lunghi come sceglie i maiali. Il maiale è molto importante per la porchetta. Bisogna saperlo scegliere, non deve essere né molto magro né molto grasso, deve essere un maiale di 100, 110 kg, 120 per fare la porchetta, proprio perché il maiale quando è maturo la porchetta è molto migliore, è più saporita. Deve essere un maiale particolarmente giovane, quindi? Un maiale particolarmente giovane perché adesso purtroppo, questo posso dire gli allevamenti, purtroppo una volta io compravo i maiali ai contadini e me li sceglievo, oggi ci sono gli allevamenti intensivi, io sceglio e i miei collaboratori scegliono i maiali, maiali adesso le razze sono molto raffinate, il maiale adesso è molto più magro di una volta, perciò l'occhio del porchettaro ci vuole per scegliere i maiali, perché l'occhio vuol dire molto. Dal suo punto di vista c'è una razza particolarmente buona? Una volta io comperavo i maiali contadini, perciò erano un pochettino più grassi, però la qualità era molto buona perché mangiavano roba dei raccolta dai contadini. Oggi purtroppo ci sono gli allevamenti, però anche lì bisogna sapere scegliere la qualità. Adesso chiediamo al signor Luigi Lunghi com'è che si prepara la porchetta di Costano e quali sono le sue caratteristiche. Allora, noi macelliamo a Ponte San Giovanni, poi il mattatoio porta i maiali al nostro laboratorio e noi cominciamo a lavorare. Lavorare significa togliere tutti gli ossi, fare il maiale disossato, poi incominciare, viene molto bene lavato e poi viene condito. E qui è il segreto della porchetta di Costano. La porchetta di Costano, no? Sì. Si caratterizza rispetto a quella di Ariccia o rispetto a quella, no? Di Rietipe, per essere come? La porchetta di Costano si caratterizza soltanto dalle aromi che noi mettiamo, perché il segreto è tutto lì: sale, pepe, aglio e poi ci sono le aromi, che quello è un prodotto, questo è molto importante però, le aromi. Allora, la preparazione viene il maiale dissossato, lavato, poi dopo per la vendita il taglio è molto importante, bisogna essere del mestiere. Noi una volta si lavorava alla porchetta e si vendeva con l'osso, il taglio è molto importante, molto, come si dice, bisogna saperla prendere, perché il maiale bisogna, l'osso ha la sua particolare, bisogna essere, come si dice, all'altezza di prendere il taglio, perché se no la porchetta con l'osso non si taglia. Ma adesso purtroppo il mondo va avanti, abbiamo cominciato a farla senza osso da parecchi anni e il taglio è un po' più semplice. Oh, la cottura ha delle caratteristiche? Ci sono le temperature. Per fare la porchetta buona bisogna alzare il forno. Adesso non dico la gradazione, perché una volta avevamo il forno a legna, adesso abbiamo i forni elettrici, perciò, però la parte elettrica e la temperatura è molto importante per la porchetta.
Luigi Lunghi, se ha qualche ricordo interessante legato alla produzione della porchetta. I ricordi era quando si vendeva la porchetta. Andavamo nelle fiere, allora i contadini, dopo aver venduto o i maiali o le vaccine o i vitelli, venivano da noi e prendevano 3-4 kg di porchetta. E quei momenti erano bellissimi, perché andavamo in fiera a mattina alle 4, alle 5, quando erano le 9 si era venduta la porchetta. Qui sono i bei ricordi, perché le fiere erano grandi animali, no? Tantissimi animali, e i ricordi sono quelli. Siamo qui di fronte il signor Roberto Meschini, che è un giovane porchettaio, che sta lavorando in questo settore. A lui gli chiediamo quali sono le prospettive di questo prodotto per il consumo fra i giovani. Ma le prospettive, diciamo che sono molto, molto buone sicuramente, nel senso che è un prodotto che si vende in itinerante, adesso poi che lo street food va alla grande, va molto di moda, diciamo che la porchetta è la regina dello street food, può essere considerata, perché proprio nasce come un prodotto che si vende in maniera itinerante, è l'ambulante, proprio la porchetta nasce sul furgone che è appunto itinerante. Chiediamo al signor Meschini come vede il futuro di questo prodotto. Ah, sicuramente è un futuro molto roseo, perché è un prodotto sicuramente di qualità, la porchetta è un prodotto buono, perché la carne di maiale in genere è buona, è un prodotto già pronto, quindi sicuramente per chi ha poco tempo è molto comodo. Adesso magari ovviamente in una famiglia lavorano sia il marito che la moglie, quindi magari ti ritrovi ad avere la cena pronta. Con la porchetta hai già la cena pronta, perché è un prodotto cotto. Ricordi particolari? No, diciamo, io ho iniziato con proprio a interessarmi alla porchetta con la sagra della porchetta, e lì di ricordi ce ne sono un'infinità. L'auspicio per me che faccio questo lavoro, per chi avrà intenzione di farlo, è sicuramente quello che se hai passione per fare questo lavoro, come ovviamente tutti i lavori, sicuramente ti dà delle belle soddisfazioni, nel senso che poi tu vedi la persona che compra la porchetta e poi magari ti ripassa 2 o 3 giorni dopo e ti dice: guarda, ho fatto un successone, è stata buonissima, mi è piaciuta tantissimo. E quella è la soddisfazione più grande, oltre a parte il discorso dell'aspetto economico, la soddisfazione più grande è proprio quella di vedere il cliente soddisfatto.